Angelo, questa è la prima volta, poi ce ne saranno, io penso sempre, a voglia, come insomma è giusto che sia. Quindi grazie per il fatto che voi siete venuti e grazie per me. Che devo dire, cominciamo, questo sarebbe da raccontare, da scrivere chissà quanti romanzi, ti ricordi quando, e quindi considerano noi l'avevamo vista, l'avevamo fatta, di tutte, ecco come dicevo noi già qua c'eravamo nell'86. Io non ve voglio qua consolare, o non ci volevo consolare, però io dico sempre, quel vuoto lì che lascia Angelo sarà un vuoto enorme, sempre più grande, e non penso che qualcuno lo potrà, come si dice, riempire, è inutile tentare di riempirlo, però per consolarci io ti dico quello che penso, è che Angelo comunque è stato un ragazzo fortunato, perché lui nella vita ha trovato la sua banda e con quella ha potuto fare quello che lui voleva fare nella vita. Non so voi se siete pratici di filosofia, però la banda Passotti è stata fortunata perché ha trovato all'interno un grande filosofo che è Pasquale, un filosofo manuale, no? I professori di filosofia. E Pasquale anche nella Brigata Internazionale, in quel film lì, dice una cosa, che è con l'appartenenza alla banda Passotti, dice sempre la regola di tutte le regole, se a noi ci hanno dato 10, noi dobbiamo dare 100. E Sigaro è nato via, era pari, perché lui ha sempre dato 110. Quindi, e se lui ha dato 110, noi gli avremmo dato 110, perché per tutta la sua vita, proprio perché ha trovato la banda, lui ci ha avuto sempre quello che c'ha ancora qua oggi, il grande applauso. Vedrebbe Charlie Brown, il grande cocomero, quello per cui lui ha fatto sempre tutto quello che ha fatto, proprio perché voleva dall'altra parte questo, grande stima, grande affetto, grande amore. Se l'ha fatto perché c'era un grande amore che metteva insieme tutto questo. Per cui, pari, come si dice. Adesso loro non ci sentono, però so bene che Bordì, quando te soni qua sopra e per tanti e tanti anni te giri e trovi la faccia lì, e quando te giri la faccia lì non c'è più. Quindi, io dico insomma, dammi un'occhiata alla banda Passotti, perché Sigaro ha fatto tutto quello che ha fatto perché c'era la banda e perché ha trovato la sua banda. Io so che quando te soni e te giri e non c'è la faccia di Angelo, qualche cosa insomma, ecco, io spero che tutti noi però insomma li famo concentrare a guardare qua giù sotto quello che c'è qua giù sotto, e non gli famo perdere tempo a guardarsi attorno a quello che succede qua sopra. Dammi un'occhiata a sti ragazzi ultimamente, adesso loro non ci stanno, questa sera non ci sentono, però ve lo dico, insomma, famogli vedere che dall'altra parte noi ci stiamo, e della banda ci avremo e ci avremo sempre un grande bisogno, perché come dico prima, sono quelli che per prima hanno dato 100 e 110. Questa qua c'è Paolo e Paciolo, io grazie però a loro, è uno dei capi, uno dei primi, un Pasquale, tutto il resto dopo sono venuti quelli che erano ragazzi, io grazie a loro gliel'ho detto tanto, tanti, tanti di anni fa, questa canzone che adesso non mi ricordo tanto, però ci provo a farla, che era Il Paradiso non ha confini. Sopra le nuvole e il vento se li porta, San Lorenzo li saluta, chissà quando li rivedrà, e vanno dove il cielo è caduto sulla terra, nella notte tropicale rossa e nera è la loro stella. A Managua c'era una torta che aspettava lungo la strada, l'autobus per il paradiso, ma era tardi e non arrivava. Il paradiso non ha confini, il paradiso si può anche fare, con martelli, violi e sudore, sorrisi e braccia di un manovale. All'aeroporto del paradiso, quando li videro ripartire, fecero in coro alla banda Passotti, a chi todo mundo me quiere. C'è Davide, Paolo e Paciolo, e se
Ricchio, è arrivata la banda Passotti, manovali del paradiso, mani sopra le spalle, si alzano le voci, 10 chitarre romane sudano al caldo ritmo dei tropici. Viva Sidero sempre!